tutorial andremo a realizzare un cardigan smanicato. L'ho realizzato tutto con un filato che è 100% acrilico e l'uncinetto 4,5. Io l'ho fatto smanicato, però benissimamente si può fare a maniche lunghe, come lo stesso vale anche per il corpo del nostro cardigan. Io sono arrivata vicino ai fianchi, però si può fare anche più lungo. Io l'ho quasi terminato, devo solo andare a fare il bordo. Poi ho scelto uno spone rettangolare, l'ho fatto aperto davanti e all'inizio ho inserito 10 catenelle in modo da mettere un bottone qui e avere questa chiusura. Poi dall'inizio finché non sono arrivata al termine degli aumenti ho lavorato tutto a maglia alta. Poi per il corpo, diciamo, del cardigan, ho deciso il motivo onde, quindi il punto onde. Io già l'ho riproposto in una sciarpa, avete il tutorial sul canale, però ve lo ripeto, visto che nell'altro tutorial ho lavorato, diciamo, con un filato scuro, non si sono visti bene i passaggi, quindi ve lo ripeto con un colore un po' più chiaro. Niente, è veramente semplice. Detto questo, possiamo passare al tutorial. Allora, io per avviare questo lavoro, questo è il nostro cardigan, io mi sono presa la circonferenza della testa che è di 90, no scusatemi, non è di 90. Allora, mi sono presa la circonferenza della mia testa che è di 58 centimetri e con il filato e con l'uncinetto che sono andata ad utilizzare ho avviato 90 catenelle. Queste 90 catenelle le ho divise per 6, il risultato è 15. 15 l'ho moltiplicato per 6 e mi dà 90, quindi il numero di catenelle da avviare è 90, però noi dobbiamo rispettare il multiplo che è di 14 per il punto. Quindi, come mi sono calcolata la lavorazione? Allora, sui lati corti, quindi dove andranno le braccia, ho fatto 15 da una parte e 15 dall'altra. Mentre nel retro della lavorazione ho avviato 30 maglie alte, mentre sui lati corti che saranno diciamo, il cardigan davanti, ecco, ho avviato 15 e poi 15. Prima di avviare tutte queste catenelle, oltre a rispettare il multiplo, dobbiamo avviarci anche 10 catenelle in più. Se vogliamo fare questo, ecco qua, questa piccola asola in modo da mettere il bottone qui. Se no, no possiamo fare anche a meno, diciamo, di avviare queste 10 catenelle. Quindi abbiamo le nostre 90 catenelle, nel mio caso ho avviato 90 catenelle e poi ci rivediamo. Quindi dobbiamo avviare il nostro lavoro facendo il cappio. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle. Queste 10 catenelle le chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima. E questa sarà la nostra asola. Ora inizieremo il lavoro facendo 90 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quindi andiamo avanti così fino a 90. Una volta che avremo fatto le nostre 90 catenelle, io ho avviato delle catenelle in meno, cosa facciamo? Andiamo a lavorare più 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Quindi salto le 3 catenelle che abbiamo lavorato. Salto anche la quarta, entro nella quinta e lavoro la mia seconda maglia alta. Dico seconda perché la prima è stata sostituita dalle 3 catenelle. Poi lavoro la terza, la quarta, la quinta e così vado avanti fino a 15 maglie alte. Una volta che avremo fatto le nostre 15 maglie alte, facciamo 2 catenelle di separazione. Nella maglia successiva rientro e lavoro una maglia alta, poi lavoro la seconda maglia alta, la terza, la
la quarta, la quinta, così fino ad arrivare a 15. Una volta che avremo fatto le nostre 15 maglie alte, rifacciamo 2 catenelle di separazione, entro nella maglia successiva e vado a lavorare la maglia alta. Nel punto successivo la seconda maglia alta, nel punto successivo la terza, e così andiamo avanti finché non avremo 30 maglie alte. Questo sarà, le nostre 30 maglie alte saranno il retro della lavorazione. Quindi arriviamo a 30 e poi ci rivediamo. Una volta che avremo lavorato le nostre 30 maglie alte, rifacciamo di nuovo 2 catenelle e vado nel punto successivo e lavoro una maglia alta. Poi lavoro la seconda, la terza, finché non arriviamo di nuovo a 15 maglie alte. Una volta che avremo terminato le nostre 15 maglie alte, rifacciamo le ultime 2 catenelle e riprendiamo tutte le maglie come si presentano finché non terminiamo il giro. Devono essere 15 maglie alte. Quindi, una volta che avremo fatto questo, passeremo con il secondo giro. Faremo una catenella, giriamo il nostro lavoro, entro nello stesso punto e lavoro un punto basso. Ripesco il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Quindi partiremo sempre in questo modo. E lavorerò tutte le maglie alte come si presentano, quindi entrando in ogni asola finché non arrivo nello spazio di 2 catenelle, dove lì faremo l'aumento. Quindi lavoriamo le nostre 15 maglie alte, lavorando maglia alta sopra ogni maglia alta. Una volta che avremo terminato le nostre 15 maglie alte, cosa facciamo? Andiamo a lavorare all'interno dello spazio di 2 catenelle qua e faremo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e nello stesso punto rientro e lavoro altre 2 maglie alte. Questo sarà il nostro aumento che faremo ad ogni spazio di 2 catenelle. Una volta fatto questo, lavoreremo di nuovo tutte le maglie come si presentano, finché non arriviamo di nuovo nello spazio di 2 catenelle. Quindi lavoriamo di nuovo le nostre 15 maglie alte. Sempre maglia su maglia. In questo modo. Una volta che saremo arrivati nello spazio di 2 catenelle, cosa facciamo? Rientriamo e lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutto nello stesso punto, quindi tutto nello spazio di 2 catenelle. E poi lavoriamo di nuovo tutte le maglie come si presentano. Ora, arrivato a questo punto, ci ritroveremo le 30 maglie alte, cioè il retro della nostra lavorazione. Quindi lavoriamo sempre tutte le maglie come si presentano finché non arriviamo nello spazio di 2 catenelle, dove lì lavoreremo le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E poi riprenderemo di nuovo a lavorare tutte le maglie come si presentano. Quindi questo lo facciamo per tutto il giro. E poi ci rivediamo in questo modo. Vedete? Già si sono formati i 2 primi angoli. Ecco qua. Una volta che avremo terminato il giro, cosa faremo? Semplicemente rifaremo il punto basso nella prima maglia alta che ci ritroviamo e nello stesso punto una maglia alta e lavoriamo di nuovo tutte le maglie come si presentano finché non arriviamo nello spazio di 2 catenelle, dove lì faremo di nuovo l'aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Lavoreremo di nuovo tutte le maglie come si presentano finché non arriveremo di nuovo nello spazio di 2 catenelle, dove lì faremo di nuovo l'aumento. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Questo lo dobbiamo fare per tutti i
i prossimi giri. Io in totale ho fatto 19, 19 giri. No, scusatemi, un attimo solo. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono 13 giri, non sono 19. Dicevo io. Comunque, 13 giri. Poi mi sono, diciamo, fermata per fare l'unione degli scalfi delle maniche. Quindi, cosa facciamo una volta fatto questo? Appoggiamo il lavoro in questo modo e prendiamo due marcapunti. Allora, una volta che allora siamo arrivati agli aumenti che ci servono, cosa facciamo con il marcapunti? Vedete, io qua già mi sono segnata un punto. Andremo a segnarci insieme il secondo punto. Quindi, dove abbiamo fatto gli aumenti? Qua nello spazio di 2 catenelle, sia davanti che nel retro della lavorazione, qui andremo a mettere il marker. Così, quando siamo arrivati in questo punto, facciamo la separazione. Ecco qua. Io l'ho fatto già anche dall'altra parte e incominciamo il giro. Quindi, allora, giro il lavoro, come sempre faccio un punto basso con una maglia alta nello stesso punto, questa sarà la nostra prima maglia alta e lavoro semplicemente tutte le maglie come si presentano finché non arrivo nello spazio di 2 catenelle dove ci siamo segnate con il marker. Quindi in questo modo lavoro le maglie alte. Maglia su maglia. Ecco qua. Una volta che siamo arrivati nello spazio di 2 catenelle, cosa facciamo? Qui abbiamo il marker, quindi nel primo spazio entriamo e lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. Le altre 2 maglie alte le lavoriamo quindi entro nello stesso punto. Così, ma entro anche nell'altro spazio di 2 catenelle, vedete? In questo modo e lavoro le 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Ecco qui, arrivato a questo punto abbiamo collegato il lavoro, vedete? Abbiamo fatto la separazione, possiamo togliere anche il marcapunti che non ci servirà più. Quindi queste verranno lavorate, diciamo, in secondo momento se vogliamo fare la maglietta a maniche lunghe e poi ora lavoreremo invece sul corpo del cardigan. Quindi, una volta che abbiamo fatto questa unione, cosa facciamo? Andiamo a lavorare di nuovo tutte le maglie alte come si presentano finché non arriviamo nel prossimo spazio di 2 catenelle. Quindi andiamo avanti a lavorare maglia alta sopra ogni maglia alta. Una volta che siamo arrivati nello spazio di 2 catenelle, un attimo che tolgo il marker. Allora, cosa facciamo? In questo spazio di 2 catenelle entriamo e lavoriamo le 2 maglie alte. Le altre 2 maglie alte lo dobbiamo fare qua nel retro, vedete, per collegare. Quindi una volta che abbiamo tolto il marker, prendiamo il filo sull'uncinetto, entro in questa catenella dove abbiamo lavorato le 2 maglie alte e rientro nelle 2 catenelle nel retro. Ecco, e lavoriamo le altre 2 maglie alte senza fare nessuna catenella, di separazione. Ecco qua. In questo modo abbiamo riunito. E continuiamo la lavorazione a lavorare a maglia alta finché non terminiamo, tutto il giro. Vedete, lavorando maglia su maglia. In questo modo. Allora, arrivato a questo punto, vedete, abbiamo chiuso qui e ora andiamo a lavorare solo sul corpo del nostro cardigan. E
E io ho scelto il punto onde. Come già vi ho detto prima, questo punto è un multiplo di 19. Quindi, cosa facciamo? Avviamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e nel primo punto alto andiamo a lavorare un punto basso. Ripesco il filo due volte sull'uncinetto, entro nello stesso punto e vado a lavorare la nostra prima maglia alta doppia. Quindi lavoro la prima. Poi lavoro la seconda, tutto nello stesso punto, quindi la seconda, la terza, la quarta e la quinta maglia alta, tutto nello stesso punto, nel primo punto alto. Nella maglia successiva, peschiamo sempre il filo due volte sull'uncinetto, nella maglia successiva. Entriamo e lavoriamo una maglia alta doppia. Ripesco il filo due volte sull'uncinetto, salto una maglia di base, nel punto successivo lavoro la seconda maglia alta doppia. Salto un punto di base, nel punto successivo lavoro la terza maglia alta doppia. Salto un punto di base, nel punto successivo lavoro la quarta. Salto il punto di base, nel successivo lavoro la quinta. Salto il punto successivo e nel prossimo lavoro un'altra maglia alta doppia, quindi in totale sono allora 2, 4, 6. Salto un punto, nel prossimo lavoro la settima maglia alta doppia, risalto un punto, nel prossimo lavoro l'ottava. Salto un punto, nel prossimo lavoro la nona maglia alta doppia. Quindi in totale abbiamo 9 maglie alte doppie saltando un punto di base. Senza fare nessuna catenella, saltiamo solo una maglia di base. Ripesco il filo due volte sull'uncinetto, nel punto successivo rientro e nello stesso punto vado a lavorare 5 maglie alte doppie. Quindi 2, 3, 4, 5, tutte nello stesso punto. In questo modo abbiamo terminato il nostro primo modulo. Nel punto successivo rientro e lavoro di nuovo 5 maglie alte doppie, quindi 2, 3, 4, 5 maglie alte doppie. Rientro nel punto successivo, quindi nel punto successivo rientro e lavoro la prima maglia alta doppia. Salto un punto di base, nel punto successivo rientro e lavoro la terza maglia alta doppia. Salto un punto di base, nel punto successivo rientro e lavoro la quarta. Salto il punto successivo, entro nel prossimo e lavoro la quinta maglia alta. Di nuovo salto un punto, nel successivo lavoro la sesta. Quindi lavoriamo questo fino ad arrivare a 9 maglie alte doppie. Una volta che avremo terminato le nostre 9 maglie alte doppie, entriamo nel punto successivo e lì andiamo a lavorare di nuovo 5 maglie alte doppie. Quindi sono 2, 3, 4 e 5 maglie alte doppie. Nel punto successivo rientro e lavoro altre 5 maglie alte doppie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte doppie, tutte nello stesso punto. Vedete? Ripesco il filo due volte sull'uncinetto, entro nel punto successivo e lavoro una maglia alta doppia. Risalto di nuovo un punto di base, nel punto successivo lavoro la seconda,
Salto un punto di base nel successivo lavoro la terza e così vado avanti fino ad arrivare a 9 maglie alte doppie. Una volta che avremo terminato le nostre 9 maglie alte doppie, ci rimane l'ultimo punto, dove lì andremo a lavorare 5 maglie alte doppie, tutte nello stesso punto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte doppie, tutte nello stesso punto. In questo modo abbiamo terminato il nostro giro. Ho sbagliato. Comunque abbiamo terminato il nostro giro. Ecco qua. Ora andremo a fare il secondo giro. Questo lavoro si alternerà con due giri, uno di maglie alte doppie e uno di maglie alte a rilievo. Quindi ora andiamo a fare il secondo giro dove lavoreremo le maglie alte a rilievo. Quindi faremo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Giro il lavoro e vado a lavorare tutte le maglie come si presentano solo prendendole a rilievo. Quindi pesco il filo sull'uncinetto, entro nella prossima maglia, vedete in questo modo, e lavoro una maglia alta a rilievo davanti. Ripesco il filo sull'uncinetto, nella prossima maglia una maglia alta a rilievo davanti. Questo lo dobbiamo fare per tutto il giro, ok? Quindi per tutte le maglie le lavoriamo tutte a rilievo davanti, in questo modo. Quindi vi rifaccio vedere, filo sull'uncinetto, entro in questo modo, vedete la maglia alta doppia la prendo in questo modo, ripesco il filo sull'uncinetto, lo faccio passare in questo modo e chiudo con una maglia alta. Questo è il punto alto a rilievo davanti. Quindi questo lo dobbiamo fare per tutta la riga. A maglia alta, in questo modo, prendendo tutte le maglie come si presentano. Quindi lavoriamo in questo modo, filo sull'uncinetto, entro in questo modo, vedete, con l'uncinetto, ripesco il filo sull'uncinetto, lo faccio passare sotto questa maglia alta doppia e poi chiudo con una maglia alta. Quindi questo lo facciamo per tutto il giro. Quando avremo quasi terminato il giro, quindi lavoriamo sempre le maglie, diciamo, a rilievo. E l'ultima maglia la lavoriamo normale, quindi entriamo nel punto alto oppure nella terza catenella e lavoriamo una maglia alta. Ecco qua, in questo modo abbiamo terminato il giro. Vi faccio vedere il lavoro, anche se nel primo giro non è che si nota tanto. Eccolo qua. Quindi noi cosa facciamo? Ora andiamo a ripetere di nuovo il primo giro. Quindi giriamo il lavoro e nel primo punto qui andiamo a lavorare le 5 maglie alte doppie. Poi risaltiamo. Ecco qua. Una volta che abbiamo lavorato le 5 maglie alte doppie, nel punto successivo rientriamo e lavoriamo una maglia alta doppia. E lavoriamo le 9 maglie alte doppie saltando una maglia di base. Una volta che avremo lavorato le nostre 9 maglie alte doppie saltando una maglia di base, nel punto successivo andiamo a lavorare le 5 maglie alte doppie, tutte nello stesso punto. Poi rientriamo con l'uncinetto nel punto successivo, andiamo a lavorare altre 5 maglie alte doppie. Nel punto successivo rifaremo la prima maglia alta doppia e poi andiamo avanti per 9 maglie alte doppie saltando sempre un punto di base. Questo lo faremo per tutto il giro, mentre il secondo giro sarà di maglie alte a rilievo davanti. Quindi lavoriamo tutte le maglie che abbiamo sul lavoro solo lavorandole a rilievo davanti. Questo per tutto, diciamo, il corpo del nostro cardigan. Quindi questa sarà la lavorazione del nostro cardigan. Una volta che avremo terminato i due giri, alterneremo questi due giri e questo sarà il risultato finale. Quindi noi abbiamo avviato prima 10 catenelle che sono il nostro cappietto, poi abbiamo avviato delle catenelle che sono, diciamo, della circonferenza della nostra testa, rispettando il multiplo che è di 19.
Siamo andati avanti facendo gli aumenti negli spazi di 2 catenelle. Vi ricordo che ad ogni spazio di 2 catenelle l'aumento era di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo finché non siamo arrivati nello scalfo a fare lo scalfo, a collegare, diciamo, dove poi andrà il braccio, appunto. E poi, dopo aver fatto questo, abbiamo lavorato il corpo del nostro cardigan, scusatemi, con questo punto. Ve l'ho già detto nell'anteprima del video, che io lo rimango così smanicato, però si può fare anche a maniche lunghe. Sono arrivata ad un'altezza, diciamo, vicino ai fianchi, però si può fare ancora più lungo rispetto al mio. Non mi ricordo, però ve lo ripeto, non so se ve l'ho detto, questa è una taglia M. Scusate se per caso non l'ho detto all'inizio del tutorial. Quindi, una volta che avremo fatto questo, ora lavoreremo il bordo. Allora, per il bordo vado ad utilizzare un filato della 3 sfere, che è un gomitolo da 40 grammi e viene lavorato con l'uncinetto 5 e 6. È questo così. Io già sono andata a lavorare il bordo sul braccio destro e sul braccio sinistro, punto basso. Ora vi farò vedere come ho fatto andando a fare dei punti bassi tutto intorno al nostro cardigan. Allora, possiamo partire. Io parto dall'alto facendo il cappio. Ora sicuramente non si vedrà niente perché il filo è scuro, però dobbiamo andare a lavorare delle semplici maglie basse come bordo. Quindi entro nel primo punto e vado a lavorare una catenella e nello stesso punto un punto basso ed in ogni punto vado a lavorare il punto basso in ogni punto in questo modo fino ad arrivare da quest'altra parte e poi vi farò vedere come continuare per diciamo per andare avanti visto che qua abbiamo il nostro cappio delle catenelle. Allora, una volta che siamo arrivati dove sta il cappio, vedete, ho lavorato l'ultimo punto basso sull'ultima maglia alta. Quindi, cosa faccio? Il cappio lo metto all'indietro, in questo modo. Ok? Sta dietro. E continuo a lavorare delle maglie basse tutto intorno, diciamo, al nostro cardigan, in questo modo. Fino ad arrivare giù. Una volta che siamo arrivati giù, continueremo a lavorare tutte le maglie basse intorno al cardigan fino ad arrivare di nuovo, diciamo, dove siamo partiti, sempre con il punto basso. Quindi andiamo avanti in questo modo e poi ci rivediamo. Una volta che avremo terminato, diciamo, la riga e ci ritroveremo ad andare a lavorare sul retro della lavorazione. Quindi cosa facciamo? Nell'ultimo punto qui andiamo a lavorare 2 punti bassi in modo da non far, diciamo, arricciare il lavoro e poi semplicemente continuiamo sulle maglie basse, sulle catenelle diciamo, no, sulle maglie, sulle catenelle, scusatemi, sulle maglie alte dell'ultimo giro, continuiamo a lavorare delle maglie basse per tutta la circonferenza del nostro cardigan in questo modo. Vedete, man mano che stiamo andando avanti, stiamo andando a lavorare nel retro della lavorazione. Vedete, lavorando sempre punti bassi in questo modo. Io ho scelto questo filato, però benissimamente si possono usare anche altri tipi di filati. Oppure fare il bordo sempre con lo stesso colore, cioè il colore principale del cardigan. Quindi andiamo avanti così e ci rivediamo al termine del lavoro. Quindi quando abbiamo terminato possiamo tagliare il filo e nasconderlo perché il lavoro sarà terminato.